L'anno scorso era stata una sperimentazione con un grande successo. Ancora una volta il Comune di Napoli con Ali Lauro, quindi un lavoro di squadra, abbiamo deciso di rendere permanente questa esperienza che comincia adesso a maggio e ci accompagna sino a settembre e sono convinto sarà molto apprezzata dai napoletani e dai turisti. La riscoperta del mare. Sono passi ulteriori verso la riscoperta del mare e vorrei dire anche con la legge sulla città metropolitana che è stata approvata, ormai è un unico grande golfo che va da Sorrento fino a Pozzuoli, quindi bisogna riscoprire le vie del mare non solo come turismo ma anche come trasporto pubblico. Lo stiamo dicendo da tempo e noi abbiamo anche preparato un progetto di finanziamento europeo per la programmazione 2014-2020. Ieri tantissime presenze di napoletani e di turisti nei musei e al centro storico e altro, però ancora dei tasselli delle parti negative come traffico e pulizia cittadina, cosa si può fare più? Napoli ormai è invasa da un piacevolissimo tsunami umano. Noi ci dobbiamo preparare al fatto che non siamo più un milione di persone, ma siamo tantissime centinaia di migliaia di persone in più. Quindi ovviamente bisogna strutturarsi in modo tale da garantire tutti insieme, il pubblico e il privato, servizi all'altezza di una città che sta diventando una meta tra le preferite nel mondo. Quindi bisogna migliorarsi sempre e lo dobbiamo assolutamente fare. Siamo molto motivati. Ovviamente ci scontriamo con risorse economiche che non ci sono, ma anche qui bisogna lavorare insieme, pubblico e privato, per far trovare Napoli nel miglior modo possibile. Sindaco, domani non ci sarà il maxi schermo, lei però sarà a Roma. Non ci sarà il maxi schermo perché Napoli è invasa da tantissime iniziative, abbiamo tutte le piazze, quelle dove si poteva realizzare il maxi schermo, occupate da altre iniziative programmate da mesi. La partita si vedrà, la potranno vedere tutti, io sarò a Roma e speriamo poi la notte di essere pronti a festeggiare una grande festa. Siamo molto motivati e determinati perché sarebbe un altro ulteriore motivo di entusiasmo per la nostra città e per la nostra squadra. Sindaco, è stato approvato il Salva Roma, una notizia positiva anche per i tanti comuni che sono in dissesto, tra cui il Comune di Napoli. È una buona legge, una legge a cui abbiamo contribuito nella parte che riguarda i comuni, una cosa è Roma che ovviamente ha avuto ancora una volta una corsia preferenziale, ma lì attraverso la forte interlocuzione che abbiamo messo in campo con il governo, sia la città di Napoli che l'ANCI, abbiamo ottenuto delle norme significative, ad esempio la possibilità per i comuni per i quali è stato bocciato il piano di riequilibrio di poterlo ripresentare. Quindi tra il lavoro serio che abbiamo fatto, l'interlocuzione con la Corte dei Conti, la richiesta della Procura Generale che è stata fatta a Roma e questa legge, possiamo dire che Napoli, anche in vista dell'entrata in vigore della città metropolitana, ha scongiurato il dissesto. Questo grazie anche a un grande lavoro istituzionale e politico che è stato messo in campo in questi mesi. Sindaco, due osservazioni sono state fatte a Salva Roma. Alcuni hanno detto che bisognava commissariare i sindaci incapaci invece di fare una legge per salvarli, altri hanno detto che c'è il rischio proprio sulla questione fiscale. Ma commissariare sindaci incapaci, non so chi l'abbia detto, a chi si riferisse. Esponenti della Lega, riferendosi poi a Marino e a Lega. Beh, insomma, la Lega proprio non può parlare, perché ha lasciato il paese nel periodo in cui ha governato in condizioni pietose e io e Marino, seppur in condizioni diverse, perché Marino ha avuto il Salva Roma, eccetera, stiamo rimettendo in sesto comuni che erano veramente disastrati, quindi forse si riferivano ad altri e comunque una polemica speciosa. La seconda, non c'è il rischio di maggiore pressione fiscale, anzi, qualora ci dovesse essere approvato, parlo di Napoli ovviamente che è la realtà che conosco, il piano di riequilibrio, noi andremo progressivamente anche verso poi una riduzione della pressione fiscale, anche ripeto in vista dell'entrata in vigore città metropolitana, dove abbiamo costituito col governo un tavolo permanente in cui si affronterà anche il tema della finanza locale. Quindi si sta facendo un buon lavoro nel paese, sia a livello locale, i comuni, sia a livello centrale, il governo, e questo spirito di collaborazione ci porterà lontano. Sindaco, in questi giorni ci sono state un po' di polemiche per il cambio al vertice della Napoli Servizi, lei come risponde? Ma siamo in una fase innanzitutto di ristrutturazione di tutte le società partecipate, le stiamo accorpando, stiamo riducendo i consigli di amministrazione, stiamo facendo molti amministratori unici, in tal caso consigli di amministrazione a tre, in cui l'amministratore può essere un esterno ma due sono interni, quindi sì, ancora una volta andiamo comunque nella individuazione di profili assolutamente tecnici, tanto è vero se si va a fare un elenco preciso di tutte le persone che questa amministrazione ha nominato nelle società partecipate si vedrà che si tratta sostanzialmente
quasi sempre di esponenti che hanno un profilo esclusivamente tecnico, solo in qualche caso c'è qualcuno che ha anche esperienze di altro tipo. Poi giudichiamo le persone dai fatti, queste polemiche che io francamente non condivido. Tra l'altro Scalella vuole rimanere nella squadra insieme a noi per fare cose importanti, abbiamo tante idee anche con lui che metteremo in campo nelle prossime settimane.